Tecluccia. Tecla, che i suoi paesani chiamano Tecluccia, è una giovane mamma di 28 anni che ha avuto già 5 gravidanze e ha sofferto il dolore per uno di questi suoi figli che ha visto la vita solo per qualche mese. È sposata con Pasquale, che è figlio di Pietro, un uomo che è emigrato in America e era tornato in paese nel 1928, ad agosto, proprio in occasione del loro matrimonio, aprendo con i dollari guadagnati una macelleria che consente alla famiglia un discreto reddito. Il paese è abitato da tanta gente, contadini, pastori, famiglie benestanti, famiglie, queste ultime, di signorotti che godono di un reddito che deriva dai lasciti dei loro antenati, ma anche da entrate mensili sicure, garantite dall'avere un salario, rusalaria, in quanto sono medici, insegnanti, impiegati, sacerdoti e proprietari di un notevole patrimonio terriero e armentario. Le condizioni sociali modeste di evidente povertà della maggior parte degli abitanti, l'ignoranza pressoché totale di quella povera gente consente a quei signorotti, che tutti chiamano anteponendo al nome il don, di essere gli artefici delle decisioni e perciò delle sorti del paese. Nonostante l'attività commerciale del marito, Tecluccia non ha smesso di recarsi periodicamente nel vicino bosco della Difesa Vecchia a fare legna. È, per l'appunto, con un fascio di frasche ilena posto sulla testa che sta risalendo il sentiero che porta verso il paese posto lì in alto. Si ferma ogni tanto per riprendere fiato. Appoggia le mani sui fianchi e curva un po' la schiena all'indietro come se volesse raddrizzarla dal peso della fatica. Una fatica a cui sono sottoposte tante donne, anche se si trovano come lei, preme, quella terminologia un po' volgare che sta a significare il loro stato di gravidanza. Spesso gli è capitato di riflettere sulla funzione che hanno le sue simili in quella società contadina, dove l'uomo, sia esso padre, marito o fratello, è servito e riverito perché lavora e porta a casa di che vivere. Le donne, le femmine, come le apostrofano gli uomini, svolgono una serie di compiti che però quel mondo di uomini non sembra voler loro considerare. La maternità, la conduzione di quelle famiglie numerose, e c'è poi l'educazione dei figli, e malgrado tutto ciò, anche i pesanti lavori legati al mondo di contadini e pastori. Tecluccia abbandona quei pensieri che gli procurano dentro quell'amaro senso di ingiustizia e di ribellione repressa e volge lo sguardo in alto, quasi a voler misurare la distanza che la separa dal ritorno a casa. Tira un sospiro, si sistema i capelli corvini raccolti dietro la nuca in due trecce arrotolate a formare la turchia, accomoda la sparra sulla testa, risistema il fascio sulla stessa e riparte reggendo con una mano lo stesso e poggiando l'altra sul pancione che annuncia un nuovo imminente parto. Passando davanti alla cona della Madonnella, la donna volge uno sguardo implorante verso l'effigie della Vergine. Di fronte a quella sacra immagine, gli occhi della giovane si inumidiscono. Riprende il cammino, volgendo ancora uno sguardo avanti verso le prime case del paese ormai vicine, scorge così in alto, su un rialzo del sentiero, una donna con il capo coperto da una rete intenta a raccogliere il miele dalle arnie del suo allevamento di api. Ah, è Annina la mammina, l'ostetrica del paese. Ricorda ancora Raffaele, il marito di Annina, quando ha immortalato lei e Pasquale nel giorno più bello della loro vita
in cui sono diventati marito e moglie. E mentre è assorta in questi ricordi, la donna all'improvviso avverte un forte dolore al ventre, quelle doglie a lei note, quelle fitte acute le fanno capire che il tempo è scaduto e che sta per dare alla luce un altro figlio. Si ferma, il dolore si fa sempre più acuto, butta il fascio per terra, chiama volgendo lo sguardo verso quella donna: Anni! Anni! Aiuto! Anni! Annina sente la flebile voce della donna, si toglie la rete dalla testa e corre giù ad assistere Tecluccia. E lì, proprio sotto le prime case del paese, sotto quel grande fabbricato, in quel punto che i paesani chiamano Mastro Frank, dal nome di Franco Marinelli che svolge l'attività di edilizia, dà alla luce Umberto, il suo sesto figlio. Siamo nel 1935. Abbiamo ascoltato, ecco, Tecluccia.